Benvenuti amici di PC Hunter, sono Teo e oggi vedremo insieme questa breve guida per tenere sott'occhio le prestazioni, temperature e altri dettagli molto importanti del vostro PC. Ho preparato per voi tre programmi facili da installare e utilizzare. Andiamoli a vedere insieme. Il primo programma che andiamo a vedere è Hardware Info. Cercate HVinfo sul vostro browser, selezionate il sito ufficiale e seguite i vari link per scaricarlo. Aprite l'installer e seguite la procedura guidata. Quando avvieremo il programma, selezioneremo solo sensori, in modo da avere solo l'interfaccia che ci interessa in questo momento. Adesso abbiamo visto come scaricare e installare Hardware Info, andremo a vedere insieme come utilizzarlo. Perché abbiamo scelto Hardware Info? Hardware Info è forse il programma più completo e più dettagliato tra tutti quelli disponibili. È gratis, quindi si può usare tranquillamente. Esistono anche versioni pro, quindi a pagamento, ma a noi non interessano e non sono necessarie. È forse un programma più da tenere sott'occhio, nel senso che andremo a guardare magari dei benchmark, dei test, e ci permette di vedere in tempo reale cosa sta succedendo. Ovvio, ad esempio, come ce l'ho io, un secondo monitor può essere molto utile per Hardware Info per tenere la pagina sempre aperta e tenere sempre tutto sott'occhio. Andiamolo a vedere insieme. Come potrete vedere, l'interfaccia di Hardware Info è molto completa e dettagliata. Vediamo per iniziare dalla sezione della CPU, le righe per la temperatura dei core. Fate attenzione a questa voce del thermal throttling. La vedremo in dettaglio in video futuri. Per ora sappiate che se c'è un sì rosso, avete problemi sul riscaldamento. Continuando a navigare l'interfaccia, troverete le sezioni per ogni componente del vostro PC, comprese le unità di archiviazione dati. Ora, un esempio per sfruttare Hardware Info. Apriamo Cinebench e andiamo a fare un test. Con questo, vedremo come vanno le temperature della nostra CPU. Assicuratevi di tenere il programma aperto e facciamo partire il test. Ora, riaprendo la finestra di Hardware Info, andremo a vedere che, purtroppo, le nostre temperature non sono proprio ottimali. Adesso abbiamo finito con Hardware Info, passiamo al prossimo programma. Vediamo insieme come scaricare e installare Afterburner con Riva Tuner. Per scaricare Afterburner vi basterà cercarlo sul vostro browser e aprire il link al sito ufficiale MSI. Cliccate infine sul tasto per il download. Adesso andiamo ad aprire l'installer e andiamo avanti con la procedura guidata. Fate molta attenzione in questo passaggio a lasciare selezionata questa voce in modo da installare Riva Tuner. Procediamo con l'installazione di Afterburner e subito dopo partirà l'installazione per Riva. A fine procedura, apriamo i programmi. Così abbiamo visto insieme come scaricare e installare Afterburner e Riva Tuner nel modo corretto. Adesso andremo a vedere insieme come impostarli e come scegliere quello che vorremmo vedere a schermo. Perché il vantaggio più grande di Afterburner con Riva è il fatto di poter vedere a schermo tutte le informazioni che vogliamo. Non per forza tutte quelle che scegliamo, perché come vedremo con Afterburner possiamo scegliere cosa tenere a grafico dentro l'applicazione, quindi magari qualcosa da tenere sott'occhio dopo aver usato un'applicazione come un gioco, oppure invece cosa vedere sempre a schermo mentre siamo in un gioco, ad esempio i fotogrammi, la latenza, la frequenza della CPU, la frequenza della GPU, quanta RAM stiamo utilizzando. Adesso lo vediamo insieme. Su Afterburner andiamo ad aprire le impostazioni e andiamo sulla sezione grafici. Qui trovate tutte le voci dei sensori che sono a vostra disposizione. Per monitorarli vi basterà cliccare alla loro sinistra e così saranno attivi. Per vederli a schermo usando Riva Tuner dovrete cliccare poco sotto su Mostra le informazioni su schermo. Ora, cliccando sul tasto di monitoraggio, potete aprire la tabella dei grafici. Qui trovate tutti i sensori che avete attivato. Molto comodo se volete fare una sessione di gioco e poi consultare il grafico della temperatura o delle frequenze per vedere se rimangono stabili. Ora andiamo ad aprire Riva Tuner. Assicuratevi che sia attivo lo screen display e se volete selezionate la voce per far partire il programma alla view di Windows. In questa sezione dovrete selezionare il livello di intrusività di Riva,
Questo perché, essendo sostanzialmente un effetto su schermo, alcuni anti-cheat potrebbero erroneamente flaggarlo e bloccarvi all'avvio. Solitamente sul livello di default non si hanno problemi. Nel caso, dovrete regolarlo appositamente per i giochi che lo flaggano. In questa sezione più in basso trovate le impostazioni per la dimensione e la posizione dello screen display. Adesso, aprendo Warzone, vedrete che troveremo le info che avevamo selezionato su Afterburner, nella posizione che abbiamo impostato su Riva. Questi due programmi lavorano insieme e avrete bisogno di entrambi, sempre attivi, perché tutto funzioni correttamente. Vediamo adesso come utilizzare l'interfaccia di GeForce Experience, forse il programma più facile tra i tre, perché probabilmente ce l'avrete già installato sul PC e perché con un semplice tasto potrete vedere tutte le informazioni principali e più utili, soprattutto mentre state giocando. Ovvio, questo significa che GeForce Experience è il meno dettagliato tra i programmi che abbiamo visto oggi, perché non potrete vedere ad esempio dettagli importanti della CPU, visto che il GeForce Experience è un po' più concentrato su quello che è Nvidia, quindi la scheda grafica. Sappiate che esiste l'alternativa AMD che funziona praticamente nello stesso modo e che trovate nel programma dei driver di AMD. Andiamo a vedere insieme GeForce Experience. Partiamo, nel caso non l'abbiate già, scaricando GeForce Experience. Cercate Nvidia Driver sul browser e aprite il link del sito ufficiale Nvidia. Ora scegliete il modello giusto della vostra scheda video e proseguite al download. Aprite l'installer e seguite la procedura guidata. In questa finestra andate a selezionare la prima voce per Driver grafico Nvidia e GeForce Experience. Andate avanti e aspettate il completamento dell'installazione. Adesso andate ad aprire il programma e aprite in alto la finestra di sovrapposizione. In alto a destra troviamo il primo strumento utile. Cliccate sul pulsante Prestazioni. In questa finestra potete vedere in tempo reale le principali info sulla GPU. Notate che mentre questa finestra è aperta non potrete interagire con il desktop o altre applicazioni. Quando non vi serve più questa finestra potete cliccare la X per chiuderla. Ora vediamo come attivare il secondo strumento. Aprite la finestra di sovrapposizione con Ctrl-Alt-Z e andate su Impostazioni. Aprite Layout e selezionate Prestazioni. Scegliete dove volete che appaia la finestra e assicuratevi di aver attivato Avanzato. Ora, con Alt più R, o un'altra combinazione di tasti se l'avete cambiata, potete aprire la tabella schermo. Questa rimarrà in sovraimpressione su qualsiasi finestra desktop o giochi. A differenza della precedente, è più piccola e trasparente e vi lascerà interagire senza problemi con tutto quello che avete a display. Le info che trovate qui sono sempre molto snelle, ma comunque le più importanti mentre state giocando. Perfetto ragazzi, con questo era tutto. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto e se vi è stato utile lasciandoci magari un mi piace e un'iscrizione al canale. Fateci sapere anche nei commenti se siete interessati a video su altri argomenti, come ad esempio magari se utilizzando uno di questi programmi avete notato che avete delle temperature un po' troppo alte. Potremmo aiutarvi anche su questo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Alla prossima!